salutiamo le colleghe e i colleghi che sono impegnati qui nell'attività di polizia stradale, effettuano i controlli sui veicoli, sui documenti e poi hanno anche il pretest per fare il controllo relativo all'abuso di sostanze alcoliche durante la guida. Abbiamo dei colleghi sia in borghese sia in divisa che si stanno occupando dell'abusivismo commerciale in diversi parcheggi della città, soprattutto concentrati nei parcheggi del centro. Abbiamo colleghi che stanno sistemando un po' il contesto delle soste abusive anche con l'aiuto del carro attrezzi e quindi in questo senso. Soprattutto la collega che sta operando insieme anche con il carro attrezzi sta effettuando un controllo diretto alle soste vietate nel parcheggio disabili e alle soste anche sui marciapiedi. Prima a tutela delle persone che hanno più necessità di deambulare e poi eventualmente so che sta liberando anche degli spazi riservati agli autobus e cose così. Visto che avevamo un numero di agenti così importante oggi, era un peccato non utilizzarlo su questi fronti. Abbiamo deciso di impiegarlo proprio su diversi fronti per fare una cosa a 360 gradi, diciamo. Purtroppo non è che si possa fare tutti i giorni. Per quanto riguarda la sosta disabili, il conducente rischia 2 punti sulla patente di penalizzazione. Sì, conducente ha una detrazione di 2 punti dalla patente, sia per quanto riguarda lo spazio disabili, sia per quanto riguarda lo spazio riservato agli autobus. Quindi chi occupa abusivamente quel tipo di parcheggi incorre anche nella detrazione di 2 punti dalla patente di guida, oltre alla sanzione e anche alla rimozione del veicolo.